In una prigione di una colonia mineraria, decine di prigionieri sono costretti a lavorare ogni giorno indossando uno speciale congegno sulla bocca che non permette a loro di parlare. Quando un macchinario noto come pozzo di frantumazione si rompe, una guardia chiama il prigioniero Kai per ripararlo. In pochi minuti, Kai riesce a far funzionare di nuovo la macchina. All'improvviso le guardie fanno entrare un nuovo prigioniero e tutti sono scioccati nel vedere Hatch, il generale che ha perso una guerra civile contro il generale Lang. Un ex ribelle si alza in piedi quando lo vede e la guardia lo prende subito a pugni. Il prigioniero si vendica con una testata e un altro prigioniero ne approfitta per prendere a pugni anche la guardia, gettandola a terra e picchiandola con le catene. Avvertendo l'arrivo di una rivolta, un'altra guardia attiva la fossa di schiacciamento, invertendola in modo che le catene intorno alla gamba del prigioniero lo trascinano verso di essa. L'uomo cade e muore triturato in pochi secondi. In quel momento Hatch fa un segnale a qualcuno nascosto e una guardia viene improvvisamente colpita da lontano. Poi si allea con i prigionieri per iniziare a picchiare i loro carcerieri. Una guardia usa di nuovo la macchina per attivare altre catene, facendo cadere nella fossa altri prigionieri, che muoiono subito. Una volta distratta la guardia, Kai si precipita verso la macchina e cerca di fermare il massacro, solo che la catena inizia a trascinare anche lui. Afferra un'arma caduta a terra e spara la catena inutilmente, così non ha altra scelta che perdere una gamba. Mentre le catene trascinano via l'arto, Kai torna alla macchina e la ferma. Un'ultima guardia tenta di alzarsi e Hatch fa un gesto con la pistola. Così il cecchino nascosto lo uccide rapidamente. Poi Kai sviene. Qualche tempo dopo, Kai si risveglia nella nave di Hatch e scopre che gli è stata applicata una protesi meccanica. Hatch usa un dispositivo per rimuovere l'oggetto dalla bocca di Kai e spiega che stava salvando altri ribelli per riformare il suo esercito e contrattaccare. Conosce il padre di Kai, che ha combattuto anche lui per la ribellione. Purtroppo il padre di Kai è stato catturato dal generale Lang e sarà giustiziato tra pochi mesi, in occasione dell'anniversario della vittoria di Lang, noto come giorno della liberazione. Hatch che Kai è un pilota esperto e gli propone un accordo, ossia Kai deve dirottare un'importante nave nemica per recuperare dei dati riservati. Se avrà successo, Hatch userà quelle informazioni per salvare suo padre. Così Kai accetta. In seguito Kai viene introdotto di nascosto nella nave nemica chiamata Arrowhead. Nel bel mezzo del viaggio, Kai si sveglia presto come previsto e trova un computer per accedere ai registri della nave. Alla radio, Hatch spiega che tutto ciò che Kai deve fare è collegare il dispositivo, che farà tutto il lavoro. Mentre Kai scarica le informazioni, sullo schermo compare un messaggio che lo informa che il sistema sarebbe vulnerabile se continuasse. Kai lo comunica ad Hatch, che gli assicura che è solo un problema temporaneo e che andrà tutto bene. Si accende improvvisamente una luce rossa, ma Kai continua a scaricare fino a quando il computer annuncia che i sistemi sono offline e che all'esterno c'è un'attività elettromagnetica instabile. Una volta terminato il download, Hatch conferma che fuori c'è una tempesta elettromagnetica che rende tutto instabile, quindi chiede a Kai di inviargli i file. Kai inizia il trasferimento, ma all'improvviso la nave si scuote e si danneggia a causa della sua vulnerabilità. L'interferenza fa fallire il trasferimento e Kai perde il contatto con Hatch, mentre la nave espelle tutte le capsule di salvataggio con l'equipaggio ancora addormentato. Kai si precipita sulla navetta poco prima che venga espulsa e sviene quando questa si schianta su un pianeta vicino. Quando Kai si sveglia, cerca di contattare Hatch, ma senza successo. Si precipita fuori dalla navetta e vede le capsule cadere su tutto il pianeta, ma improvvisamente ha problemi a respirare e torna dentro. L'intelligenza artificiale della nave, chiamata Reef, avverte Kai che l'atmosfera è tossica e che un'esposizione prolungata può causare paralisi o morte. Kai guarda attraverso la finestra e vede l'Arrowhead che sta lentamente precipitando. Così chiede a Reef un rapporto sullo stato di salute, ma Reef chiede il login di un dipendente per procedere. Reef dice anche che Kai deve trovare una nuova fonte di ossigeno. Improvvisamente un membro dell'equipaggio chiamato Oleander invia un messaggio sulla sua capsula, chiedendo ai sopravvissuti di incontrarsi sul luogo dell'incidente. Kai prende una maschera di ossigeno e si dirige a controllare l'aria. Trova alcune parti delle capsule precipitate e il corpo di Oleander che sanguina. C'è anche una capsula intatta con qualcuno che si muove all'interno. Così Kai la apre e trova Taren. Condivide la sua maschera di ossigeno e la riporta alla navetta, mentre il corpo di Oleander viene trascinato via da una misteriosa creatura. Alla navetta, Taren si collega al sistema, ma sospetta di Kai. Reef segue una scansione, ma non riesce a trovare il relitto dell'Arrowhead. Ma Taren sa che le capsule di salvataggio partiranno, quindi dovrebbero trovarle prima di rimanere bloccati. Kai la segue dopo aver fallito di nuovo nell'inviare un messaggio ad Hatch. Mentre il duo vaga, Taren spiega che in realtà si trovano su una luna e che il pianeta è la grande sfera che vedono nel cielo.
Alla fine trovano una sonda di ricerca sul terreno. E Taran è impressionata da quanto l'atmosfera abbia ossidato il metallo. Pochi istanti dopo trovano l'Arrowhead vicino ad un obelisco luminoso, che Kai è sicuro non fosse lì prima. Discutono su come procedere, dato che Kai sottolinea che non gli sarà permesso di entrare nelle capsule. Taran si rende conto che lavora per Hutch e accenna anche al fatto che il generale era un uomo crudele che prima della guerra razziava colonie, uccidendo migliaia di persone. Tuttavia, Kai dice che è tutta propaganda e decide di tornare alla navetta. Kai prende il posto del pilota e chiede a Riff di attivare il sistema di volo, ma Riff rifiuta perché Kai non è autorizzato. Kai chiede invece aggiornamenti su Hutch e Riff fa partire un astro di confessione. Il video mostra Hutch che, dopo aver perso la guerra, ammette i suoi crimini. Ma Kai nota che Hutch fa uno strano gesto e si chiede se sia vero. Chiede a Riff ulteriori informazioni, ma sono riservate. In quel momento Leander invia un messaggio in cui dice che l'evacuazione inizierà tra 30 minuti. In seguito Kai torna da Darren e accetta di partire con lei senza correre rischi. Taran fa notare che i suoi vestiti lo tradiranno, quindi inizia a togliersi le parti principali dell'uniforme mentre qualcosa lo osserva dall'ombra. Poi il duo cerca di raggiungere l'Arrowhead, solo che un terremoto colpisce improvvisamente la zona. Taran si gira e rimane scioccata nel vedere Kai trascinato da qualcosa in una grotta. Afferra le sue mani e cerca di tirarlo fuori, ma non è abbastanza forte e Kai viene portato via. Spaventata, Taran corre verso la navetta, ma è troppo tardi. Tutte le capsule sono partite senza di lei. Non sapendo cos'altro fare, Taran torna alla navetta per riposare. 4 giorni dopo, mentre esplora la zona, trova a terra il guanto e l'ascia di Kai. Non lontano da lì, trova l'obelisco luminoso. E Kai a terra, ricoperto di muco. Con suo grande stupore, la sua gamba è completamente guarita. Lui riporta la navetta e fa alcuni test, scoprendo che ora ha una relazione simbiotica con un altro organismo che lo ha guarito e reso immune all'ambiente tossico. Riff continua a cercare di offrire informazioni e Taran, infastidita, lo zittisce ricordandogli di parlare solo se sollecitato. Quando finalmente Kai si sveglia, spiega di non ricordare nulla, ma che stava solo dormendo. Si sente piuttosto appesantito, ma sta bene. Taran fa notare che nemmeno lei può pilotare la navetta perché è una biologa e solo alcuni dipendenti hanno accesso a quel sistema. I due decide di controllare l'obelisco e Kai lo colpisce con un'ascia, scoprendo che in realtà è un bozzolo morbido. All'interno trovano il corpo di Oleander. Lo riportano alla navetta e quando Taran tocca il viso di Oleander, questo continua a contorcersi. Kai tira fuori dei fili per portare lo scanner all'esterno e scansiona gli occhi di Oleander, ottenendo finalmente l'accesso al sistema di volo. Kai inizia subito a preparare il motore mentre chiede a Riff del giorno della liberazione, apprendendo che è ancora 76 giorni prima dell'esecuzione di suo padre. Taran è scioccata nel sentire che non porterà con sé Oleander e si rende conto di conoscere Kai, perché si scopre che lavorava per suo padre quando lei era piccola. Sottolinea che l'uomo che conosceva allora non avrebbe mai lasciato qualcuno morire. Fuori Oleander si sveglia e vomita. I due escono per controllarlo e Oleander inizia ad urlare che Hutch li ucciderà tutti. Poi raccoglie una pistola da terra e Kai salta per dargli un pugno nello stesso momento in cui spara. Dopo aver steso Oleander, Kai si gira e scopre che Taran è morta. Furioso, inizia a picchiare Oleander. Improvvisamente si blocca perché si accorge che hanno sparato anche a lui. Il suo corpo inizia a dimenarsi e sviene. Qualche tempo dopo, Kai si risveglia vicino all'obelisco, perfettamente guarito. Dopo aver visto delle luci misteriose volare nel cielo, torna nell'area della navetta e rimane scioccato nel vedere gli scheletri di Taran e Oleander. Entra nella navetta e scopre che il motore si sta guastando, quindi chiede a Riff una spiegazione. Si scopre che è scomparso da 34 giorni, durante i quali il motore è stato lasciato acceso e alla fine si è bruciato. Mancano 42 giorni al giorno della liberazione. Riff rivela anche che, mentre Kai era scomparso, ha rilevato il battito cardiaco di Oleander nell'aria, il che significa che è stato rianimato proprio come Kai. Incuriosito si reca alle grotte e nota delle impronte sulla sabbia. Quando allunga la mano, questa si illumina come l'obelisco e decide di tornare indietro. Nei giorni successivi, Kai cerca le capsule precipitate e ne prende i pezzi per riparare il motore. Recupera anche il badge identificativo di Taran. Mentre lavora, Riff gli fa vedere i cartoni animati. Una notte, Kai si sveglia quando sente uno strano rumore. Improvvisamente inizia a sentire un dolore insopportabile e Riff rivela un'alta frequenza cardiaca. Kai lascia il letto solo per cadere in agonia, rompendo le riparazioni che stava facendo. Riff gli fa notare che potrebbe fare di peggio e gli chiede di andarsene. Poi Kai corre alla grotta e sente lo stesso strano rumore prima che appaia un mostro terrificante. Corre subito fuori e cade in ginocchio per il dolore, mentre dalla sua schiena escono tanti arti che lo fanno svenire. Qualche tempo dopo, Kai si risveglia di nuovo ricoperto di gelatina e torna alla navetta. Conclude che la paura e il dolore hanno innescato la trasformazione e vuole liberarsi della creatura dentro di sé.
Irritato, inizia a prendere pugni il motore e nomina il giorno della liberazione, desideroso di salvare suo padre. Purtroppo Riff lo informa che ha dormito a lungo e che il giorno della liberazione è avvenuto 2 giorni fa. Kai, in lacrime, esce e si accascia a terra, accettando che il suo destino sia quello di rimanere bloccato qui per sempre. 3 anni dopo, Kai vive ancora sulla luna, ha allenato il suo corpo e ora, ogni volta che si ferisce accidentalmente, può fermare la trasformazione prima che avvenga. Nel cielo può ancora vedere le luci misteriose che volano. Una notte, vede qualcosa che brilla all'interno di un casco e si emoziona. Lo porta all'esterno e libera la lucciola, che si unisce alle altre della sua specie per creare un bellissimo spettacolo di luci. Quando torna alla navetta, trova delle impronte all'esterno e scopre che il distintivo di Taren è sparito. Mentre discute con Riff, l'intelligenza condivide una teoria. Pensa che Oleander abbia lo stesso rapporto simbiotico di Kai, cioè che sia stato resuscitato, ma che sia bloccato nella sua forma di mostro. Riff pensa che la morte faccia ormai parte del ciclo vitale di Kai. I corpi muoiono, ma le loro coscienze continuano a vivere. I nuovi corpi replicati. Quando Riff chiede a Kai di uccidersi per poter studiare il suo corpo e trovare una cura, Kai rifiuta, dicendo che è solo una teoria e che la sua rinascita non è garantita. In seguito, Kai cerca il mostro Leander e rimane scioccato nel trovare uno dei suoi corpi morti. Lo riporta alla navetta e lo mette come isca. Quando il mostro si avvicina, Kai esce e finalmente gli spara. Mentre sente dei ruggiti in lontananza, taglia un pezzo del mostro e lo porta a Riff, che lo scansiona per confermare che si tratta di Oleander. Indica anche che il ruggito che si è sentito ogni volta che Oleander e Kai sono morti vuol dire che c'è qualcosa alla furia che reagisce alla loro morte. Sembra il suono di una madre che piange i suoi piccoli e probabilmente ha attivato il processo di rinascita. Kai non capisce molto perché non è un biologo e sentendo quella parola, Riff fa accenno a Taren. Quando Kai autorizza Riff a condividere le informazioni, viene riprodotta una registrazione della notte della sparatoria. Si scopre che Taren era svenuta, non morta, e che è fuggita dopo la morte di Kai. Lo scheletro che Kai ha trovato in seguito era il suo. Kai sarebbe perché Riff non ha mai menzionato che Taren fosse se viva in 3 anni, così Riff deve ricordargli che può condividere informazioni solo se richiesto. Ora Kai ha un nuovo scopo, trovare Taren. Prende i pezzi della navetta e costruisce un corpo per Riff in modo che possa seguirlo. Arrivano alle grotte e Riff prova a scansionare il tunnel. Tuttavia, c'è una forte interferenza elettromagnetica che manda in tilt il suo sistema. Decidono di seguire quello strano segnale e Kai inizia a sentire uno strano odore. Poiché è buio, Riff riproduce un video per fare luce. Kai deve correre per staccare il suono, ma è troppo tardi. La creatura esce dall'ombra e attacca. Mentre Kai schiva l'attacco, Riff viene placcato e il mostro si scaglia contro Kai. Gli morde rapidamente il braccio e Kai ne approfitta per colpirlo con la sua ascia, uccidendolo. In quel momento lo stesso ruggito riecheggia. Kai segue un bagliore sul fondo e trova il suo corpo originale accanto a quello di Oleander. Dopo lo shock iniziale, copre il volto di Oleander e lo soffoca per la pietà. In questo modo uccide anche la sua bestia. Ora Kai dovrebbe fare lo stesso con il suo corpo, ma non può. Invece recupera la sua protesi e torna a cercare Taren con Riff. Alla fine trovano il punto in cui Riff ha percepito l'ultima volta il battito cardiaco di Taren e Kai capisce che qualcosa è stato lanciato su quel terreno, il che significa che è riuscito a fuggire. In quel momento lo schermo di Riff inizia a guastarsi di nuovo e Kai capisce che la causa è la sua protesi. Controlla all'interno e trova una granata di impulsi, il che significa che Hatch gli ha chiesto di inviargli i file perché non aveva intenzione di recuperarlo. Improvvisamente le luci nel cielo iniziano a schiantarsi a terra e Kai si precipita a controllarle, solo per scoprire che si tratta di capsule di salvataggio, il che non ha senso perché sono partite 3 anni fa e lui le ha viste nel cielo ogni giorno. Questo spinge Riff a condividere alcune informazioni, ossia questa luna è un oggetto di un esperimento di dilatazione temporale. Qui il tempo passa velocemente perché il generale vuole un mondo per produrre rapidamente armi e soldati. Sulla luna passano anni, mentre fuori sono passati solo pochi minuti. In quel momento Kai vede avvicinarsi una nave e prepara la sonda di ricerca. La nave atterra e Hatch esce con una guardia. Ha ricevuto i messaggi di Kai e ha impiegato solo 20 minuti per arrivare, ma per Kai sono passati anni. Kai capisce che è stato Hatch ad abbattere l'Arrowhead e le capsule, perché vuole usare questa luna per il suo esercito. Gli dice che tutte le informazioni sono nella navetta, ma Hatch sa che sta mentendo e lo stordisce. Quando Kai si risveglia è incatenato nella navetta e scopre che hanno anche Taren. Quando Hatch minaccia di ucciderla, Kai gli dice di aver nascosto tutte le informazioni nella sonda di ricerca. Hatch va alla ricerca della sonda e una volta trovato ciò che vuole attiva la granata nella gamba di Kai.
Kaipero se lo aspettava e mette la granata dentro la sonda, che esplode. In quel momento il corpo di Kai inizia a brillare e si trasforma completamente nel mostro. La guardia cerca di abbatterlo, ma Taren lo affronta per fermarlo. Quando Kai si avvicina troppo a Taren, Riff appare all'esterno e lo chiama. La creatura esce ricoperta di sangue e distrugge Riff nello stesso momento in cui esce Taren. Il che significa che il sangue appartiene alla guardia. Con parole dolci, Taren cerca di controllare la creatura. La bestia indietreggia e presto Kai torna alla sua forma umana. Torna da Taren e insieme piangono Riff. Improvvisamente appare Hatch, gravemente ferito, che inizia a sparare a Kai prima di pugnalarlo. Kai usa la sua forza di mostro per afferrare Hatch per il collo e far uscire un arto della creatura per ucciderlo. In seguito il duo riesce ad attivare Riff e a fuggire con la nave di Hatch. Nel frattempo, vicino al corpo di Hatch, si sente un ruggito. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e commenta il video per supportarmi. Grazie per aver guardato.